vanno le cose? Si compra bene, si compra male, la gente è disposta a comprare? Guardi, quello è il banco. Ce ne sono. Come mai? Pure vedo un bel mercato, vedo, è una bella zona. Sì, però vede, i posti sono vuoti, insomma, è un mercato che non c'è un abbigliamento, non c'è nessuno. Mi stanno intervistando, Quindi lei dice non ci sono abbigliamenti, non c'è abbigliamento. Non è mercato, c'è solo mangiativa, ecco. Non è proprio un mercato. Ecco, ma è dovuto al fatto che c'è la crisi oppure a qualche deficienza, diciamo così, a qualche... Non lo so, io penso alla crisi. La crisi e poi, non so, io è la prima volta che vengo qua, quindi non saprei neanche... No, perché appunto Settimo fa qualcosa come 46.000 abitanti, quindi è una bella cittadina a ridosso di Torino, una città industriale. Quindi vedo le signore che hanno le buste piene, vede signora, cioè questo è un bel mercato, vedo che ha le buste piene. Sì, ma tanto io abito di là, di fronte, tanto io sono pugliese, mi manda sempre il suo foglietto, guarda, io la voto pure. Grazie, finalmente ho trovato qualcuno che mi volta, grazie, perché... Grazie, sì. Volevo solo dire, dovete fare qualcosa per le casalinghe, non abbiamo, io mangio la pensione di mio marito, ecco, le casalinghe hanno guardato i figli. Ma adesso mi tolgo la curiosità, lei che è in pensione, non ha una pensione da casalinga? Niente, perché mio marito è stato impiegato postale, prende 1.100 e qualcosa, e io non rientro dentro che mio marito già supera, con 1.100 e qualcosa mangiamo in due, le spese di casa, riscaldamento e tutto. Le prometto che se ritorno... No, io lei sa che non prometto mai le cose. Io le dico, le prometto che se ritorno in Parlamento, pensavo che la questione delle casalinghe fosse... Lo dico con onestà intellettuale, pensavo che fosse risolto il problema. La retta, i contributi se sono stati pagati o meno, ecco. Cioè era uscita una legge, poi guardi, è un impegno che prendo moralmente. Abbiamo cresciuto i figli, siamo stati a casa, noi in casa che lavori, poi mio marito, come voglio dire, in casa si lavora come fuori, poi noi non abbiamo avuto sfruttate le assegni dell'asilo, del comune, niente, ci siamo guardati noi, allora che facciamo, moriamo adesso? A ste mamme le facciamo morire? E i figli hanno già problemi loro del lavoro, che fanno? Stiamo al freddo tutto il giorno perché tieni il riscaldamento al minimo, perché sei al freddo. Quello non devi fare. Guarda qua, 50 centesimi l'ha detto la roba qua. Senta, signora, da pugliese mi prendo l'impegno, non che risolvo il problema delle casalinghe, delle pensioni, ma che farò una battaglia, se andrò a Roma farò una battaglia sulla pensione delle casalinghe, sul riconoscimento, questo è un impegno morale, da pugliese a pugliese. Lei mi crede? Mi crede? Ecco, non ho mai preso impegni, non mai fatto promessa a nessuno, l'unica promessa non che risolvi il problema perché Padre Eterno ce n'è, ma che mi prendo l'impegno di fare una battaglia onesta, coerente, democratica per la pensione delle casalinghe, d'accordo? Grazie. Grazie di tutto, buona giornata, arrivederci. Mi prendo questo impegno, lo faccio. No, lei mi sa, c'ha i numeri miei di telefono e tutto, quindi lei mi prende quell'impegno. Se esatto, io prendo l'impegno non che risolvo il problema, ma che farò una battaglia insieme a tutto il mio gruppo parlamentare per far sì che le casalinghe abbiano lo stesso diritto, la stessa dignità di tutte le altre persone. Di nuovo grazie, buona giornata. No, una minima pensione. Grazie e buona giornata. E salute suo marito. Grazie, arrivederci.